Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Iniziamo con un vlog on the road perché sono al mercato con una lista in mano che è il menù per domani e gli ingredienti necessari perché ho organizzato un brunch per celebrare l'arrivo della cucina con i miei amici. Quindi sapete che io amo accogliere gente a casa e preparargli da mangiare, quindi questo è il vlog del brunch. Let's go! Inizia la spesa, siamo riusciti a fare metà di una cassa di avocado perché voglio fare tipo avocado toast, cavolfiori, sotto ci sono dei finocchi, cassa di lamponi e more a 3 euro, le uva 1, top, bel bottino oggi, eh? Quando il chilometro zero un po' troppo zero, c'è una lumachina, lumachina, scusi? Scusi lei, ma che famo? Dove andiamo? Scusi, ok. Ciao, come stai? Allora, siccome ciao, siccome siamo in un parcheggio, tu metti pure via, io... C'è un po' di erba. No, lì, la porto là. Scusi, permesso, scusate. Passing through. E dove tu vai sul mio dito? Vai. È andata. Ti metto vicino all'alberello così fai chioccetta. Ma mollami il dito però, scusa. Ok. Ci siamo. Vai. Ciao. Jimmy e i suoi Tetris. Vabbè, sempre, oddio, e comunque. Dai, un po' improvvisato questo. Vabbè. Lo so, se non Oh, che meraviglia. Quindi ora è sabato sera e party people qui, sto iniziando a portarmi avanti con alcune preparazioni che magari sono più lunghe o che posso fare il giorno prima così da avere meno cose da fare domani. Quindi vi spiego cosa ho pensato. Ho organizzato il brunch così, avremo delle stazioni sull'isola e avremo una stazione di avocado toast, quindi ci sarà del pane da tagliare, ognuno si bruschetta la fetta che vuole, eccetera. Poi ci sarà una purea di avocado, pomodori, uova alla fashions, insomma, diciamo che sarà un po' do it yourself, quindi mi facilito ben il lavoro. E per questo in realtà posso tutto fare domani mattina, c'è veramente pochissima preparazione. E poi ho pensato di fare una station di make your bowl, quindi metterò tutti gli ingredienti e ognuno si assembla la propria bowl, così che ognuno si fa quello che vuole. Gli ingredienti saranno gli stessi, non do varie o troppe opzioni, anche perché insomma il tempo è quel che è, e farò riso, ceci, tofu, melanzane e tahin, quindi una bowl deliziosa e anche facile da preparare. Infatti stasera devo soltanto preparare il riso e le melanzane, poi domani faccio tutto il resto, molto easy. Poi avremo una stazione calda, una crema di zucca che inizio a preparare appunto questa sera. Allora, prendo le melanzane e le taglio a metà per lungo e ci faccio dei segni lungo la polpa. Incido, diciamo. Ok? La zucca la metto intera, se riesco faccio delle piccole incisioni con il coltello. Due, insomma, quanto? Tre e quattro. Ok, quindi leccarda, carta da forno. E mia zucca. Ok. Voilà, teglia pronta. Per far spurgare bene le melanzane dall'acqua ci metto un po' di sale. Ok. Un filo d'olio.
E così vanno in forno. Meraviglioso il mio nuovo forno, ve lo faccio vedere. Cioè. E in forno. Ho sbagliato lato, mi sa. Non fornare così. Esatto. Ok. E chiudo. Zucca time. Le zucche sono uscite dal forno e sono pronte perché riesco ad attraversarle con una forchetta. Quindi ora le sbuccio, spolpo, insomma tolgo la polpa e la separo dai semi interni e dalla buccia e frullo tutto nel frullatore. Basta, si va a frullare tutto, let's go. Decisamente non castagnosi. Quindi polpa nel boccale, aggiungo le spezie, tra cui sale, che comunque andrò ad aggiustare, ad aggiungere in cottura, peperoncino, noce moscata, qui ce ne vuole un bel po' perché sta zucca non so di niente secondo me, un po' d'aglio, fa sempre bene. Perfetto, e ora frullo. Ottenuto una crema bella liquida, vado sul fuoco con una casseruola e rovescio il tutto. È molto densa perché è tanta zucca e poca acqua, quindi ora aggiungo acqua e lascio cuocere per farla rapprendere e riempire di sapore. Questo ora, la parte più noiosa, è lavarlo perché mi serve per la prossima preparazione. Qui ho avuto qualche problema con l'audio, ma essenzialmente vi do due consigli. Uno, abbastanza ovvio, non cucinare con una camicia bianca. No, non lo fate, vabbè. Il secondo, che è un pochino più intelligente, è come lavo il boccale. Essenzialmente ci metto l'acqua dentro, così da sporco. Poi metto il sapone dei piatti e frullo. Lava tutto dentro, perfetto, viene una meraviglia. Basta solo poi passarla con una pezza, ma è il modo più veloce e più furbo. Frittatina di broccolo o cavolo romanesco, questa meraviglia che posso già fare questa sera. Il favoloso broccolo romanesco invece, siccome andrà nella frittata, lo faccio con la pentola a pressione. Quindi lo sfioretto tutto, lo metto dentro il cestello in modo che non sia bollito ma cotto al vapore e lo faccio andare veramente per pochissimo perché non lo voglio sfaldato, voglio che comunque nella frittata mantenga una consistenza e abbia un po' di bite, si dice in inglese. E quindi essenzialmente lo faccio andare per 3 minuti da quando sfiata, ma nemmeno, pochissimo. Broccolo romanesco pronto, tempo di frittata. Quindi, in una ciotola, uova che condisco con sale, pepe, aglio granulare e prezzemolo secco. Mescolo, aggiungo il cavolo romanesco alla fine e poi metto in questa pentola che in realtà è una padella, ma è antiaderente e va direttamente in forno. Quindi fa tutto da solo. Perfetto. Quindi, Luna. Voilà. E ora va in forno. Voilà. E siete pronti? Wella.
meravigliosa. Frittata pronta. Adesso la lascio un po' raffreddare tutta la notte qua e rapprendere, ma è venuta perfetta con le giuste crosticine sopra, super invitanti. Yes. Grazie forno, tu ora la riposo. Ciao, ciao. Ultima ricetta di questa sera, budino ai cachi. Qui ho dei cachi, qui ho il cacao in polvere, metto insieme, frullo tutto, metto nei bicchieri e per qualche magia si solidifica, non mi chiedete perché, ma succede così. Quindi è uno dei budini più facili che io possa mai fare, quindi lo faccio. Il frullatore è pulito e quindi polpa di cachi sia. Tutta questa polvere di cacao sicuramente. Meravigliosa. Top. Sì. I bicchieri in cui andrò a servirle, ragazzi, cioè non abbiamo altri mezzi, quindi questi dovranno fare. C***o, è già rappreso davvero. Si è addensato troppo velocemente ora che prendevi i bicchieri e quindi ha fatto budino qua dentro, vedi? Perfetto, no? Vabbè, ma ora qual è il problema? Pulire i bicchieri? È brutto, fa schifo. Palle, cioè veramente questione di un secondo. Buongiorno, non so come, ma siamo riusciti nell'impresa. Abbiamo sbaraccato tutto da qua davanti, adesso questa roba va via subito, ma soprattutto tutto intorno. Abbiamo messo un telo, che Jimmy questo qua lo usa per fare i suoi video, e quello è un lenzuolo, e abbiamo ripulito tutto, è meraviglioso. Sono super super felice, là dietro ovviamente c'è il mondo, ma nessuno lo deve andare a vedere. E ora sono in fase di allestimento perché tutte le preparazioni, quasi tutte, sono fatte. Ok, let's go. Tutto quasi pronto, ho fatto l'angolo aperitivo all'ingresso, quindi ci sono le frittatine, stuzzichini, queste sono tutte cose di Coro, perché Coro ha un reparto per gli aperitivi top, anacardi speziati, edamame tostati e salati. Questi sono dei cornetti di pisello, sono tipo patatine e sono deliziose, e olive giganti. Quindi questo angolo aperitivo. Qui c'è l'angolo Make Your Avo Toast, quindi praticamente qua la gente si troverà il pane da tagliare e grigliare, poi lo faremo un po' tutti insieme. Mi piace che la gente metta un po' le mani in pasta, con crema di avocado e uova alla fashions. That's it. Poi qui c'è una crema di zucca, perché ho un amico che ha avuto un'estrazione del dente, quindi ho dovuto pensare anche a qualcosa di un pochino più liquido. E quindi i piatti, mancano le posate, I know. E poi l'angolo Make Your Bowl, quindi riso, ceci, ora friggo il tofu e poi ci sono le melanzane in forno da riscaldare, Make Your Bowl con la tahin, e qui tutte le ciotoline. Bicchieri nuovi presi ieri, direi che ci siamo. Laggiù l'angolo condimenti, vino, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. L'unica pecca negativa di tutto questo brunch sono i budini, che purtroppo non mi sono venuti benissimo, però vabbè, sono soddisfatta. Però sei stata brava. Allora, invece di fare il French press con il caffè, provo a fare il French press con il tè. Non
grandi. Come si fa? Ah sì, devo versarci l'acqua. Infatti, mi sembrava strano. E questo è quello che ho, quindi ora vediamo se faccio un casino. Dobbiamo lavorare sui nostri pentolini da induzione. Voilà. Wow. Adesso lo lascio un po' in infusione, poi. Meraviglioso, vero? Sì. Ma ora lo lascio così. Non capirai perché sono qui. E ecco. E ti